Il futuro della salute, 10 anni in 10 giorni. Le tecnologie oggi sono sempre più importanti nell'approccio al paziente e non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche la cura. Fondamentale è a tal proposito il coinvolgimento e il ruolo delle start-up, un salto nel passato e nel futuro della Digital Health, quello nel quale ci conduce Roberto Ascione, fondatore di Healthware International. Buon pomeriggio, salve dottore. Buongiorno, buon pomeriggio a voi. Eccoci qui. Dunque, dottore, il titolo del nostro incontro è Il futuro della salute, 10 anni in 10 giorni. Allora, lascio la parola a lei in merito per spiegare come mai questo titolo così ambizioso, speranzoso, ma che insomma ci lascia tanti buoni propositi in merito. Bene, no, intanto grazie per l'invito. È la combinazione di due momenti diversi, a me entrambi cari. La prima parte, Il futuro della salute, è il titolo del libro che ho scritto per Epli, peraltro in uscita per Wiley in lingua inglese, ovviamente in un aggiornamento post-pandemico in tutto il mondo, proprio nei prossimi mesi. E l'altra parte, 10 anni in 10 giorni, è il titolo di un'intervista che rilasciai a un media americano nelle prime primo mese, diciamo così, della pandemia, che chiaramente era più avvertita in Italia rispetto ad altri, no, altri paesi del mondo. E se il futuro della salute parlava di quello che poi ora stiamo toccando tutti con mano, cioè di una salute trasformata dalle tecnologie digitali, ovviamente il meglio, poi magari approfondiamo questo meglio, no? Che cosa può significare, 10 anni in 10 giorni si riferiva al fatto che una serie di cambiamenti molto repentini nella modalità di concepire e gestire la nostra salute si sono avuti in tempi di giorni o settimane rispetto a tempi di anni. Facciamo solo un esempio in Italia, così giusto per entrare in argomento: si è parlato di telemedicina letteralmente per 20 anni e poi in pochi mesi, tutto sommato, sono partiti esperimenti e da un esperimento all'altro la conferenza Stato-Regioni l'ha poi codificata e quindi oggi si può prescrivere una videovisita, questa può essere fatta in regime di servizio sanitario nazionale. E quindi quello che sembrava impossibile oggi è una pratica medica normale, in pochi mesi. Ne abbiamo parlato però per 20 anni prima. Lei, dottor Ascione, di telemedicina e di digital health ne ha parlato in tempi non sospetti. La pandemia ci ha colto impreparati o eravamo quasi pronti ad affrontare questo tsunami che ha, diciamo, preso la sanità? Allora, devo dire che saremmo potuti essere molto più preparati, quindi non ci ha colto del tutto impreparati perché comunque delle tecnologie e delle innovazioni erano già esistenti e in qualche modo disponibili nel mondo delle start-up, nel mondo dell'innovazione, ma non nel mondo delle istituzioni. Se fossimo stati più avanti dal punto di vista della digitalizzazione dei servizi sanitari, come è successo in alcuni paesi, anche se magari molto più piccoli, incomparabili con il nostro o altri grandi paesi, mi viene in mente Singapore, ad esempio, io per esempio nel libro parlavo di epidemiologia digitale, parlavo dei sistemi di tracciamento individuale per capire subito delle anomalie, magari usando intelligenza artificiale in certe diagnosi che non ci si doveva aspettare o erano, no, inconsueti in un certo periodo. Certo, se noi avessimo avuto questi sistemi in funzione, probabilmente ci saremmo accorti di certe cose molto prima. Cosa è successo? È successo che però nel mondo dell'innovazione, essenzialmente nelle startup, queste cose esistevano. Infatti anche in Italia
questa pandemia, comunque nell'enorme problema che è stato e che è tuttora, no, per moltissimi versi, per esempio, ha fatto sì che in Italia ci siamo portati a casa un primato non indifferente. Una startup italiana chiamata Pagine Mediche ha realizzato il primo sistema di auto-triage, per così dire, dei sintomi del Covid-19, addirittura prima del lockdown, poi seguita da tantissime altre nel mondo, proprio perché in Italia il problema l'abbiamo vissuto prima. E pensate che ad oggi qualcosa come 500.000 di persone in Italia ha interagito con questa tecnologia. Tecnologia completamente venuta dal mondo dell'innovazione e che poi diverse regioni, diverse ASL, diverse strutture, in maniera peraltro addirittura gratuita, perché questo team ha avuto la forza di mettere a disposizione gratuita di tutti, hanno cominciato a usare questa tecnologia nella fase, diciamo, di risposta un po' emergenziale, no? Tappando un po' di buchi. Quindi, e questo è successo in tutto il mondo, si contano circa 300 startup innovative che nel mondo hanno utilizzato loro tecnologie per tanti aspetti di questa gestione pandemica. Ora siamo in una fase dove sostanzialmente questa sperimentazione quasi di massa, se possiamo così dire, sta cominciando a essere analizzata anche istituzionalmente per capire, e io mi auguro per istituzionalizzare appunto una gran parte di queste cose che hanno funzionato, in modo tale da costruire su questa trasformazione, che magari è stata disordinata ed emergenziale, ma non ritornare indietro. Magari possiamo approfondire questo argomento, se le va. Certo, io è quello che proprio volevo chiederle, è com'è possibile che questa innovazione di massa diventi routine? Dando un sostegno a queste start-up, creando dei contenitori, oppure il pubblico deve cominciare a guardare all'innovazione con un occhio diverso? La verità è esattamente tutte le cose che lei ha detto, perché il tema è che facciamo un piccolissimo passo indietro. Quello che abbiamo visto è stato uno shift radicale della società, dell'economia e naturalmente della salute. L'ordine non è molto importante, perché tutti siamo stati investiti in tutte le dimensioni della nostra vita, anche economica, oltre che personale, in maniera massiccia e allo stesso momento, no? Questo ormai lo viviamo tutti. Pensiamo anche a un evento come questo, no? Che si fa in un modo che prima era di nicchia, oggi è il modo in cui gli eventi si fanno. Allora, se questo è un cambiamento che definiamo radicale, cambiamento radicale viene sempre dai piccoli player, da quelle che oggi noi chiamiamo startup, una volta si chiamavano nuove aziende. Ricordiamoci di Google, oggi è il modo con cui tutti scopriamo la conoscenza, era una startup 20 anni fa. Oppure Amazon, il modo con cui principalmente compriamo online, era una startup 30 anni fa. Allora, anche nella salute digitale, tutto quello che sta arrivando di radicalmente innovativo sta venendo dal mondo delle startup. Cosa va fatto? Va fatto quel lavoro dal punto di vista del sistema economico che accompagna lo sviluppo di queste startup, e quindi i cosiddetti venture capital, i cosiddetti acceleratori, cioè tutto quel meccanismo che in Silicon Valley ha prodotto le grandi aziende che citavo prima, ad esempio, e anche in altre parti del mondo. Non è mai troppo tardi per creare un ambiente favorevole. L'Italia negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti. Oggi abbiamo effettivamente molti pezzi di questo ecosistema disponibile. Non hanno lavorato molto nella salute, ma chiaramente adesso guardano la salute con grande interesse. Noi poi viviamo in un paese dove il Servizio Sanitario Nazionale, di cui abbiamo finalmente riscoperto la centralità e l'importanza, direi, dopo averlo un po' vituperato per un certo numero di anni, pensiamo ai tagli lineari progressivi, no? Di investimento, che lei conosce benissimo, oggi lo vediamo sotto un'altra luce. Allora, magari il Servizio Sanitario Nazionale, creando delle procedure ad hoc, oggi farebbe molta fatica a contrattualizzare un servizio con una startup, no? Per motivi proprio burocratici, di processo, di procedura. Ebbene, negli Stati Uniti è normale che un ospedale incorpori tecnologia di startup, lo fanno proprio su grande scala.
Quindi, per esempio, un'altra cosa che si potrebbe fare è studiare come fare per il nostro Servizio Sanitario Nazionale per alcuni servizi, naturalmente, a guardare anche a questo mondo. Ecco, queste sono un po' una serie di cose che ci potrebbero permettere di recuperare delle esperienze emergenziali che però hanno aiutato molto e portarle, diciamo, in un sistema più stabile. E poi, secondo me, in futuro, cominciare finalmente a portare la vera innovazione digitale nella sanità. Penso alle liste d'attesa, penso all'aspettativa di cura diversa tra il nord e il sud del paese, al di là delle isole felici, penso a tutta una serie di cose penso anche alla dicotomia tra territorio ed ospedale, non sono due cose diverse, la cura deve stare dove sono le persone, se sono a casa la cura deve stare a casa, se sono in azienda al lavoro deve stare al lavoro laddove possibile. Ecco, tutto questo. La digital health o salute digitale lo fa in tante parti del mondo, ha dimostrato che lo può fare anche in Italia e ora compito di noi tutti, nei vari ruoli, far sì che diventi il nuovo modo di concepire la salute, a mio avviso. Ecco, dottor Ascione, a tal proposito, mi rilascio a quello che ha appena detto, ma quindi questo crede che sia un problema dettato principalmente da un fattore culturale prettamente italiano, molto legato insomma ancora a quelli che sono gli standard di una volta e quindi tanta burocrazia, oppure c'è qualcosa sulla quale insomma si può magari anche in un contesto prettamente europeo lavorare su questo? Ci sono molti paesi europei che hanno creato delle normative che favoriscono moltissimo questo tipo di innovazione. Mi viene in mente la Germania, che non è molto diversa da noi per dimensione del paese, per il concetto anche della regionalizzazione, se vogliamo. La Germania, per esempio, ha una legge, che consente, l'accesso al mercato in modo sicuro e affidabile delle start-up di una delle categorie più avanzate della salute digitale, che sono le cosiddette terapie digitali, quindi vere e proprie start-up che con i loro servizi generano, come dire, risultati positivi di salute per le persone, quindi la categoria, se vogliamo, più ambiziosa, no, della salute digitale. C'è una legge per la quale queste start-up possono accedere al mercato, possono dimostrare la loro efficacia clinica in un modo molto rigoroso e se la dimostrano dopo un periodo di un anno, entro tempi certi possono negoziare un rimborso dall'equivalente loro, no, del Servizio Sanitario Nazionale. Questo che cosa fa? Garantisce naturalmente un percorso verso una sostenibilità di mercato per queste neo aziende, che chiamiamo startup, e dall'altra parte garantisce un accesso democratico, perché pagato appunto dal Servizio Sanitario statale, in quel caso federale, per l'utilizzo di queste terapie digitali stesse. Ecco, per esempio, la legge che la Germania ha fatto, che è in vigore da un po' più di un anno, dal punto di vista proprio globale, ha abilitato il mercato tedesco con l'afflusso di aziende, di capitali, anche di ricercatori da tutte le parti del mondo, perché naturalmente ha creato le condizioni. Quindi, per rispondere alla sua domanda, in grande sintesi, c'è un tema culturale da una parte, dobbiamo imparare a capire che l'innovazione non è solo il progetto pilota che può funzionare in quell'ospedale con quei pochi pazienti o quei pochi medici, magari innovatori, ma è qualcosa che poi deve scalare, come si dice, no? Per diventare un servizio vero e proprio. E dall'altra parte c'è bisogno, in un ambiente giustamente molto regolamentato come la salute, di alcune norme che abilitino l'innovazione ad essere integrata nella pratica medica. Questi sono, secondo me, i due pilastri importanti e mi faccio aggiungere un terzo molto rapidamente. C'è un tema di, ovviamente, sviluppo della digital health literacy, per così dire, soprattutto anche nella classe medica, che ha bisogno naturalmente di come dire, comprendere e imparare a conoscere una serie di strumenti per loro completamente nuovi. Perché naturalmente si sono sviluppati negli ultimi 7, 8, 10 anni al più e quindi naturalmente per moltissimi medici sono effettivamente fuori dal loro percorso formativo istituzionalizzato. Quindi c'è bisogno di fare anche questo tipo di intervento.
Ecco, dottor Ascione, facciamo un salto avanti, guardiamo un po' il futuro. La sanità si è un po' bloccata, il Covid ha bloccato gli ospedali, diciamo che la medicina che non era d'urgenza e la chirurgia che non era d'urgenza è rimasta ferma e soprattutto è rimasta fermo buona parte degli screening che erano fondamentali e sono fondamentali. Ecco, cosa si può fare adesso per riprendere, magari con un passo un po' più accelerato, per recuperare il tempo perduto? Si possono fare molte cose. Allora, per esempio, se noi immaginiamo che, per rimanere in tutto quello che chiaramente la Digital Health può fare in questo ambito, pensiamo per esempio, facciamo proprio due o tre esempi concreti sulle cose che lei diceva, no? Allora, fare uno screening, sia che sia di primo livello o di secondo livello, alla fine riguarda avere chiarezza di che cosa devo fare, quando, e sulla base di questo andare a prenotare presso una struttura. Allora, è chiaro che ci sono tecnologie molto anche semplici che permettono di sapere esattamente io, con la mia età, con la mia storia clinica, quali sono le cose che dovrei fare, no, per avere un livello di screening, diciamo così, efficace per me, piuttosto che andare per, come dire, categorie di popolazione. Allora, per esempio, questa è una cosa che la Digital Health fa molto bene. Poi devo prenotare una prestazione, magari per andare a fare appunto, no, degli esami. Si potrebbe cominciare a pensare che delle cose posso fare a domicilio e poi altre cose le potrei fare in struttura, però con una prenotazione digitalizzata, che badiamo bene, non significa il CUP che funziona per telefono o per web, significa avere le strutture in rete e quindi come fanno le prenotazioni, non so, dei voli aerei oppure delle camere in albergo, poter utilizzare la prenotazione su tutto un parco di strutture a disposizione. E poi potrei avere i miei risultati in una piattaforma digitalizzata, per cui li potrei condividere molto più facilmente con un medico. La telemedicina, televisita, mi potrebbe consentire di fare una prestazione magari di approfondimento di uno screening in video visita, piuttosto che spostarmi, no, come logistica, andare presso un centro. Mi fermo qui, però il numero di cose che noi potremmo mettere in una esperienza dell'utente della salute, e se c'è una patologia in quella che viene chiamata la patient journey, è veramente molto ricco. Non si deve fare tutto insieme, però sarebbe molto auspicabile che nel ritornare verso la riapertura dei servizi sanitari in presenza non facessimo l'elastico e quindi tornassimo a prima del Covid, ma ci portassimo dietro quello che abbiamo imparato a fare a casa, a distanza, no? In un certo modo. Do solo un numero: c'è consenso a livello mondiale che circa il 40% di tutte le prestazioni sanitarie si possa sviluppare a distanza. Allora, non voglio dire il 40%, ma se anche il 20% delle prestazioni che oggi si sviluppano in un luogo fisico avvenissero a distanza, a casa propria o nel luogo di lavoro, lei immagini quante risorse si potrebbero liberare, no? E questa è un po' la sfida di questi prossimi anni. Ecco, le faccio un'ultima domanda. Molto spesso queste buone pratiche poi trovano l'ostacolo dell'aspetto economico. È sostenibile questo tipo di attività oppure rischia di non esserlo? Assolutamente sì, se fatta bene e se ovviamente sviluppiamo metriche legate a processi innovativi. Faccio un esempio di un altro settore che abbiamo già visto. Prima della trasformazione digitale, se si guarda indietro al settore bancario, il conto corrente in banca ci costava di più o di meno? Il singolo bonifico ci costava di più o di meno di oggi? Il biglietto di un aereo, al di là adesso della crisi pandemica, ma prima, quindi in un orizzonte di tempo comparabile, ci costava sicuramente molto meno di quanto ci costava prima. Sono tutti settori che hanno fatto la trasformazione digitale. Il digitale, dovunque entra, democratizza l'accesso ai servizi migliori e riduce i costi. È inevitabile, abbiamo tutta la letteratura degli ultimi 20 anni che lo dimostrano. Il problema vero è che chiaramente ci sono degli investimenti da fare che ritornano in un certo tempo. Quindi, se finalmente siamo usciti, come credo, dal concetto che la sanità è un costo che va appagliato, ma la sanità è un investimento per produrre salute e quindi sostenere
sia l'aspetto sociale che economico, allora si vede come il digitale sarà non sostenibile, sarà molto sostenibile e darà grandi ritorni. Però dobbiamo essere pronti a fare questo. Voglio fare anche qui un esempio molto concreto. Se io ho un modello di business basato sul riempimento dei letti ospedalieri a una certa coefficiente di capacità, è molto difficile che possa investire in telehealth. Se invece la metrica si sposta su il quoziente di salute che io riesco a generare in una popolazione, allora ha molto senso che io investa in telehealth per gestire quei letti in modo assolutamente elettivo. Quindi è chiaro che c'è un cambio di paradigma, e ne parlavo anche un po' nel libro a suo tempo. Il Covid ha fatto solo una cosa: ha creato un gigantesco esperimento di massa che ha dimostrato a tutti che la sanità non può essere quella di prima, e che la digitalizzazione della sanità è essenziale per renderla sostenibile rispetto a un mondo che ha fatto un salto quantico. Quindi, secondo me, è inevitabile, ci sono anche le risorse, sarà bene pensare di investirle in una direzione, progressiva e orientata al futuro e non certo orientata al passato. Quindi questa è la vera sfida, ci vuole una grande visione. Non visionaria, una visione di eseguire quelli che sono gli insegnamenti che tanti altri settori ci hanno già dimostrato, anche nella sanità. Bene, grazie mille per il suo intervento, dottor Ascione, noi la ringraziamo, quindi salutiamo Roberto Ascione, fondatore del Web International. Grazie ancora per essere stato con noi al Salute World Fest. È stato un piacere, grazie a voi. Grazie.